C'è una stagione in cui tutto torna immobile e persino le cascate, con la loro forza dirompente, sono costrette a fermarsi. In questa stagione, persone come Alberto Silvestri, guida alpina di Cogne, e l'istruttore di sci di fondo, Jacopo Glarey, indossano l'imbracatura e partono alla ricerca di pareti naturali da affrontare. Oggi andiamo ad arrampicare con loro a Cogne, in Valle d'Aosta. Cogne è uno dei centri più importanti sulle Alpi per l'arrampicata su ghiaccio. Qui nella valle abbiamo più di 150 cascate, il che fa proprio del posto il centro di riferimento per l'arrampicata di ghiaccio. Qui siamo sotto la cascata di Thule, ma abbiamo molte altre cascate belle, la più famosa forse è Repentance. Abbiamo delle valli con dei grossi ghiacciai che ci fanno un po' da freezer, quindi abbiamo sempre delle condizioni ottime per arrampicare su ghiaccio. L'arrampicata su ghiaccio va bene per chiunque si senta un minimo sportivo, un minimo avventuroso. Non sono richieste capacità particolari. Noi come guide di Cogne organizziamo corsi e facciamo scalare dai bambini fino ai 60 anni di età tranquillamente. Moltissimi clienti che vengono a far ghiaccio non vengono per Cogne, vengono per le cascate, però tutti rimangono sorpresi dalla bellezza e dall'atmosfera che c'è a Cogne. Cogne negli anni 2000, inizio anni 2000, ha anche ospitato una tappa di Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio. Adesso siamo proprio usciti da quello che è il lato proprio sportivo agonistico dell'arrampicata e ci siamo comunque tenuti la parte più ludica e più divertente dell'arrampicata su ghiaccio. Abbiamo un bellissimo meeting a dicembre, seppur piccolino, ma è molto carino. Si chiama Ice Opening, che viene fatto proprio per cominciare a invitare gli scalatori, e in futuro speriamo di riportare la Coppa del Mondo anche sulla scia della Coppa del Mondo di fondo, che è stato un successone. Magari riusciamo a agganciarci anche noi col ghiaccio. Siamo pronti per andare a scalare, qui sono gli attrezzi di cui abbiamo bisogno, la corda di sicurezza, le viti da ghiaccio per avere dei punti di ancoraggio, i moschettoni, un'imbragatura per legarsi la corda e poi abbiamo il materiale tecnico, la piccozza da cascata, i ramponi ai piedi, il casco e una piccola riccia trasmittente per comunicare e per garantire la sicurezza della cordata. Siamo pronti? Andiamo! Mentre i nostri due scalatori completano la discesa, quale miglior ricompensa di una tavolata di piatti tipici per celebrare la fatica di un'arrampicata? Tutta la lavorazione anche in alpeggio noi la facciamo ancora con la legna, perché è naturale, è sempre stata fatta così e abbiamo preferito rimanere come una volta, ecco, diciamo, la lavorazione un po' più morbida, un po' più grassa, come piace comunque ai nostri clienti. Burro, lo yogurt, i nostri salumi, delle salsicce con la carota rossa e di mucca, la famosa moccetta di Cogne, che si fa con la coscia della mucca, della messada, che sarebbe con un pezzo della moccetta solo non messa a seccare. Qui abbiamo i nostri prodotti estivi, che sono la fontina d'alpeggio, poi abbiamo il Mekulin,
il dolce tipico di Cogne e il pane nero. Il cliente apprezza molto la realtà che c'è in valle e la realtà dell'agricoltura in valle comunque. Allora, brindiamo a questa arrampicata sulle cascate di Cogne. Salute. Salute. Cin cin. Cin cin. Viva. Viva. Viva la montagna. E in montagna torneremo la prossima settimana, sempre a Cogne, per una nuova attività. Questa volta sulle piste da sci di fondo.